Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video della Godzilla Craft. E faccio questo video anche se non mi avete messo quei due fottutissimi mi piace. Cioè, dovete essere un pochino più attivi, per favore. Due mi piace non sono molti, cioè, abbiamo raggiunto su ogni Oddio, altro what's gonna happen? video. Ne Is parleremo there dopo di quello che sto still vedendo. Perché dovete sapere una cosa però dopo. E due mi piace, dai, non sono molti. Dai, non sono molti. Due mi piace. Perché, beh, comunque continueremo la serie a un solo mi piace, no? Perché ad Halloween voglio fare una cosa bellissima che voi non potete manco immaginare. Bene, guardate che cosa è successo. Guardate, ora ho due girlfriend. Due? Quando se ne può avere soltanto una per volta? Una cosa stranissima. Boh, non so, si sono sdoppiate misteriosamente ad un certo punto. Comunque, allora, ho trovato dell'ametista, poi ho trovato anche un dungeon con uno spawner di ragni. E credo che nella prossima puntata, non so quando, e con il dungeon ho anche creato la palla di muschio. Non so quando, tipo, andremo lì, o anzi no, ci andrò fuori dal video a farmare un po', così magari creiamo la balestra. Poi ho ottenuto anche la pietra muschiosa, ci cioè ho creato la palla di muschio che si crea appunto con la pietra muschiosa, e ho trovato anche dei blocchi di diamante, proprio blocchi di diamante. Poi ho anche ottenuto un sacco di cose. Queste cose le ho utilizzate giù nella fornace perché ho fuso un sacco di cose che magari sarebbero risultate troppo noiose in questa puntata. Lì ci sono i miei due martelli che ho scartato. E ora ci andremo a creare una cosa fichissima che volevo appunto creare adesso, cioè l'overboard. Allora, si creava così. No, aspettate, ma allora. Allora, Diamond Fishing Rod. Oh, potremmo anche fare questa cosa. Ah, si creava con due diamanti, non due di redstone. Ma sarebbe stato più sensato due di redstone. Comunque fa niente. Allora, ecco qua. Mettiamo l'ametista qua, la palla di muschio qua, la cordicella magari la mettiamo anche qua. E ora ci creeremo una cosa fighissima che ci permetterà di spostarci molto più velocemente. L'overboard! Guardate la figaggine! Oddio! Cioè, mi dici che si è già buggato? Peggio, si è già rotto. Uffa, questi overboard. Quindi praticamente, essendosi già buggato, dovremmo ricraftarlo. Madonna! Beh, comunque, lo utilizzeremo soltanto per opzioni estreme, perché questo è proprio un mezzo di trasporto molto, ma molto rischioso. Perché ho visto dei video su YouTube in cui morivano per causa di sta merda e appunto. Oggi comunque andremo a fare una cosa fighissima, cioè guardate la fornace, l'ho evoluta, poi ho creato gli stampi di tutte le cose che ho fatto fino ad adesso, potremmo anche creare la balestra, poi l'ho riempita con tipo tutte le cose, questi smeraldi e questo sangue sono per fare il ferro suino. Boh, poi faremo qualcosa magari. E oggi ho in mente di fare una cosa bellissima. Ah, poi ho anche trovato un albero della gomma. Ho in mente di fare una cosa bellissima, cioè addomesticare uno di sti cosi. Ecco, si addomesticano così. Oddio. No, 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 no. No, tu non lo devi picchiare. Ecco, ora mi seguirà. Pensate un pochino. Cioè, questo mostro è al nostro servizio adesso.
È un what the fuck. E un po' strano. E ora andremo ad addomesticare qualcosa di ben più forte di un semplice what the fuck. Ebbene sì, addomesticheremo un water dragon. I water dragon spawnano nei fiumi e in ogni altra sorta d'acqua e lagga molto. Non so perché cosa sia, comunque lagga. Perché lagga? No, sinceramente. Allora, grafica, distanza di resa. Ok, nuvole, magari metto no. Allora, ok, non c'è niente. Chi è a fare sto verso? Ah, sei tu, ok. Sì, però se piove anche, allora magari mettiamoci qualche cosa apocalittica tipo che arriva Godzilla. Sì, però si lagga. Non laggare, per favore. Queste che cosa sono? Cowboy. Ah, fragole della Hearthstone. Sono le fragole della Hearthstone, praticamente. Non servono niente. Là c'è già una rana. Che praticamente le rane e basta lagare. Allora, oggi vuole proprio lagare. Ok, le rane mi farò vedere che droppano le slime ball, ma sono già scappate ovviamente. Ah, mi sono preso un infarto, devo dire gli attacca. Allora, se Simon. Merda. Allora, io adesso non vorrei commentare, ma adesso metto tutto al minimo, così proprio. Ah, Madonna, però se laga così, sì, però non lagare. Ti prego, non laggare! Allora, distanza di resa, due chunk, particelle minime. Ora non dovrebbe mai più laggare, tipo. Lagga ancora. Allora, ora non mi dovrebbe più laggare, perché se mi lagga incazzo. Beh, lagga un po' meno. Non si vede un palmo dal naso, ma almeno lagga un pochino meno. Purtroppo non troviamo Water Dragon, cioè la scorsa volta ne avevamo trovato uno qua nelle vicinanze e invece adesso nulla, c'è una paperella di gomma, infernali paperelle di gomma, e che abbiamo visto che sono cattive e ora vediamo di fare una cosa. Già al sesto, no, settimo episodio andremo ad affrontare un altro dungeon. Ok, e adesso entriamo nel dungeon. Cosa ho visto? Ah, mostri, dei mostri proprio, mostri strani. Boh. Sembrano dei Cookie Monster visti da lontano. Però se lagga. Allora, ora apri l'altro che sì, al via mondo in lan. Adesso, weather clear. Ok, ora non dovrebbe mai più laggare. Perché se no. Allora, tu muoviti qua subito. C'è una strega armata, ma quindi tipo questa è tipo una capanna della strega, però armata tipo boh. Comunque ci servono dei blocchi per salire e ora inizieranno le cose epiche da ora. Oddio, 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 no, oddio. Oddio, droppami quell'armatura. Droppamela. Scusa. Ma quella strega è caduta. Allora, scusate, forse oggi sono un pochino noioso perché per tutto questo lag che c'è. Allora, quella strega lì è caduta. Quindi
Ecco, sono due, sono strani e sono brutti. Boh, e ora li uccidiamo. Witch's reputation. Fa anche una reputazione, quindi praticamente. Io pensavo fossero nemici, invece forse non erano nemici. Bene, comunque, ora uccidiamo tutti questi mostri che sono brutti. Almeno uno di voi che mi tratti loro un pezzo della loro armatura. Vi prego. Allora, ok, witches, sempre witches, queste. Ok, ora ho meno reputazione con le streghe. Lagga meno ora. Ecco, lagga meno, molto meno. E quindi ora muori tu muori. Muori, 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 yeah. E ora dovrei mangiare però e non mi hanno ancora fatto niente. E il WTF non fa niente per proteggermi anche minimamente. Allora, qua ci sono degli alambicchi. Potremmo prenderceli? Sì, dai, ce li prendiamo. Ho fatto l'errore della mia vita, dovevano essere presi con piccone, ovviamente. Qua ci sono delle jack-o'-lantern, non credo che debbano essere prese qua neanche. E andiamo con poco entusiasmo a vedere se c'è qualche altro punto da cui possiamo attaccare. Non mi sembra che ci siano altri punti da cui possiamo attaccare. Però qua c'è un letto, quindi sì, ce lo prendiamo. Ma vabbè. E allora, se qua c'era la scala, allora, poi credo che se... Ma non credo, no, 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 dai. Allora, qua, ci dovrebbero essere altre cose. Però se non c'è... Ah, beh, oh, bene, finalmente, finalmente, finalmente. No, però tu non mi chiudere la visuale. Ok, adesso ho meno reputazione con le streghe. Non so che cosa significhi Witch's Reputation, ma lì c'è un necromante. Quindi siamo a posto. Quindi siamo praticamente a posto. What the fuck, uccidilo. Ah, qua ci sono gli scheletri, evocati da lui probabilmente. Ah, mi ruba anche la vita. Quindi ora praticamente... Oddio, no! No! No, perché? E adesso? Quindi, ora, se mi lasci rinascere, bene, perché mi hai fatto rinascere qua? Ah, no, perché questo è il mio punto di spawn, non l'avevo ancora settato, è stupido che sono. Allora, opzioni grafica, potrei anche mettere 4 chunk, ora lagga un pochino meno, sì però, se laghi! Oh, finalmente. E adesso torniamo a riprenderci ciò che è nostro. Le girlfriend di WTF dove sono? No, mi fanno un pochino paura quando non fanno queste cose. Girlfriends, WTF? Che poi è la cosa più strana del mondo. Io ho due girlfriend, cioè... Oh mio Dio! Oh mio Dio, so che quel mob è un boss e che è un bel po' forte. Sì, però, se trovo anche mantidi giganti ultra gigantesche sul mio cammino, sì, dai. Quel mob però so che è un mob boss e droppa un bel po' di belle cose, quindi... Lo eviteremo, però non so se despona. Speriamo che... Aspettate, ma quanto sono a 14 minuti? Non è despawnato quel bastardo schifoso! Allora, riprendiamoci tutta l'XP.
Oddio, Dio santissimo. Vai, 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 vai. Me ne sono liberato e sono tutti tornati. Meno male. E adesso possiamo continuare l'assalto al dungeon, se così si può dire, non so se l'avete notato, ma mi hanno tolto un sacco di vite. Un sacco di vite mi hanno tolto, quindi. Allora, beh, comunque. Ora andiamo a sconfiggere quel necromante. Scusate se non lo faccio con tanto entusiasmo, è che sono un pochino infelice che non mi avete lasciato quei due mi piace. Allora, di qua non si passava, quindi si doveva passare di qua, se ricordo bene di qua. Ok, poi qua c'era la scala. Ok, d'accordo, ci siamo, andiamo a riprenderci ciò che è nostro. Ok, e niente laggate per favore. Sì, però. Però se io qua ci metto le musichette epiche, tutto sto lag dove va a finire? Oh, finalmente. Ecco, allora questo, il mio elmo non c'è, perché decisamente credo che non c'è Dio. Allora, ah, bene, meno male, tutta la mia roba è lì, perché sennò mi incagliolavo, eh. Allora, uccidiamolo con lo squizzuca. Sì, però, per favore, non mi bersagliare già ora. Allora, ci prepariamo per la battaglia e a questo punto possiamo bersagliarlo! Forse ho fatto un po' male. Oh mio Dio. Ok. Mi hanno droppato un cavolo di cose. Un sacco di cose. E una mela d'oro. Potrei mangiarla. Sì, dai, la mangiamo. E adesso abbiamo rigenerazione. E, oddio. Praticamente quello è negromante. E ha una faccia strana. E proviamo. No, sta laggando. Ma che bello, sta laggando. Allora. Perché fanno dei suoni strani vabbè, fanno suoni stranissimi. Comunque, ora andiamo all'attacco. Dai, andate all'attacco, schifosissime girlfriend che non fate niente. Allora, voi morite male. E tu, necromante dei miei stivali, prenditi la mia orda immensa di calamari. Prenditi la mia orda di calamari. Prenditela in faccia, dai. E a questo punto abbiamo anche una mela d'oro incantata. E quindi ora posso rigenerarmi alla velocità della luce. E adesso andiamo. Sconfiggiamolo! Sconfiggilo! Dai, sconfiggiamolo! Non mi importa se mi spaccano tutto. Non mi importa. Non mi importa. Uccidi, uccidilo. Sì. Non mi ha droppato niente. Non ci credo. Beh, almeno abbiamo questo tavolo di incantamenti. Sì, non ci avevo pensato. E strano, non mi ha droppato niente. Possiamo vedere se possiamo fare qualcosa con i teschi. Vediamo. Ah, poi questo elmo ce lo teniamo, anche questa cosa qua. Utilità. Non ha utilità. Non ha utilità. Cioè. Vediamo se c'è qualche altro piano. No, non c'è nessun altro piano. Quindi, mi spiace dirlo, il mio lavoro è stato superfluo. Questa puntata è stata completamente sprecata e non siamo riusciti ad addomesticare un bel niente di Water Dragon. Non siamo riusciti e.
Potremmo però riuscirci ora. Potremmo. Allora, un'altra armatura con protezione dal fuoco, cosis. E allora, e se adesso l'amantide era verso quel punto? No, aspettate, era verso la casa del bosco, quindi allora, di qua dovrebbe esserci l'amantide adesso. Allora, qua c'è già un altro castoro, guardatelo in azione. Ha distrutto tutto. Non scappare, muori. No, tu devi morire perché se no mi distruggi tutto il mondo. Tu mi distruggi tutto il mondo. Allora. Oh, finalmente. Perché se no sapevate che cosa faceva? Mi distruggeva tutto il mondo. E non era bello. Quindi meglio ucciderlo. Allora, purtroppo sì, bisogna ucciderlo. E se ricordo bene, l'amantide era da queste parti, sì. Doveva essere per qua. Infatti dovrebbe ancora esserci. Mantide. Mantide schifosa. Ti fai vedere? Ti fai un attimo vedere, per favore. Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, despawnata, despawnata, completamente despawnata. Siamo a 21 minuti e questa puntata non l'ho fatta con l'entusiasmo di sempre perché questo overboard fa schifo. Allora, benissimo. No, no. La Madonna e la miseria. Se la miseria. Bene. E adesso vi saluto di qua. Con vista mare, scherzo. Vi saluto ad una prossima puntata. E quindi vedete anche lì la mia miniera. E ciao a tutti.